Sì, l'impegno legato all'uguaglianza di genere è un impegno che è mutuato appunto da un impegno internazionale che è già previsto dall'Agenda 2030. È chiaro che noi cerchiamo di fare il nostro dovere e di fare il nostro meglio. Siamo, come confermano i dati, siamo in crescita rispetto all'attenzione all'uguaglianza di genere, grazie a chi ci lavora, grazie alla sensibilità che anche le nostre sedi hanno e poi anche per colmare quelli che sono proprio i gap all'interno delle comunità a cui ci rivolgiamo. Ma questo impegno va al di là del fatto che abbiamo il dovere di farlo. Credo che questo tema occorre metterci un po' della nostra sensibilità, della nostra capacità di dare valore aggiunto. Oggi abbiamo organizzato un evento che è rivolto, alla sensibilizzazione non solo dal punto di vista delle attività di cooperazione, ma proprio come nostro, dovere civico. Parlare di uguaglianza di genere vuol dire anche emancipare noi come persone. L'impegno c'è, abbiamo investito finora diverse decine di milioni, mi sembra 56 milioni di euro su progetti che riguardano l'uguaglianza di genere, intendiamo crescere. Il piano Mattei lo cita, non vogliamo crescere soltanto rispetto all'Africa, che è centrale, specialmente in questo momento, ma in tutte le aree dove operiamo, sia a livello di attività di sviluppo, sia a livello di attività umanitaria.